Chiudiamo il capitolo Masterchef numero 5, oggi giornatona importante. Prima abbiamo accolto, abbiamo salutato i due classificati al terzo Alida quarto, e Lorenzo. Alida e Lorenzo, e adesso c'è Erika, eccola. Buongiorno, qua. Buongiorno, la signora Masterchef. Ciao, come ti dobbiamo chiamare? Erika? No, dico. No, ci voleva qualcosa di inerente a Masterchef. Tiratelo un po', dai. No, ragazzi, no. Spero di rimanere sempre me stessa, quindi Erika va più che bene. Allora, complimenti innanzitutto. Grazie. Perché è stata una battaglia bella dura, diciamo che insomma, giocata a suon di colpi, di mestoli e di cucchiai, eccetera. Diciamo che è stata, come dicevamo appunto prima con Alida, una finale veramente di quelle dure, Sì, è stata una finale di quelle dure, però bella perché eravamo accomunate dalla passione verso la cucina e non dalla rivalità l'una verso l'altra. Secondo me ognuna era concentrata sul dare il meglio di se stessa e non sul battere l'altra. Perché comunque io e Lida, vabbè, si è visto, siamo amiche, anche con Lorenzo abbiamo passato gli ultimi tempi insieme, ci siamo divertiti tantissimo, ci siamo anche molto aiutati. Sì, poi a un certo punto nel programma si creano le fazioni inevitabilmente, no? Quando eravate ancora in tanti. Leggermente. Questo è accaduto anche nelle precedenti edizioni, ma si fa perché, insomma, si vuole arrivare alla finale. Ma sì, ma è giusto, di mettere in difficoltà l'avversario più competitivo. Certo. Certo. Comunque è stato un livello altissimo. Molto alto, io devo dire che quei tortelli che fa Erika sono veramente meravigliosi. Erano tortelli, cappelletti, erano tortelli, tortellini. Quelli dell'ultima mista. Sì. Invertiti. Cappelletti. Invertiti, cappelletti perché hai invertiti. Messo quello che c'era prima fuori dentro e viceversa, perché era il piatto con cui sono entrati, giusto? Veramente uno spettacolo. Tu hai puntato, diciamo, più sulla tradizione della tua zona, no? Sei sempre, insomma, dimostrato anche nel corso delle varie settimane di amare molto i prodotti della tua zona. Sì, io sono orgogliosissima delle mie radici, quindi per quanto io possa rivisitare le tradizioni rimangono sempre tali, quindi... Romagnola, uè. La mia seconda patria. Sì. So. C'ho la casa là. Ah, beh, ma cosa non significa tu niente? Tu ce l'hai a New York, io ce l'ho. So. No, una delle tante una io delle ce l'ho a New York. Vero. Perché lui dice delle robe strane su di me che non sono assolutamente vere, ma in ogni caso. Senti, allora, adesso che cosa succede? Adesso devo un attimo realizzare, sì. Perché anche se sono passati mesi, finché uno poi non lo vede fa fatica. E ho intenzione di studiare. Ah, ok. Ho capito che è la mia passione. Quindi di studiare cucina ancora? Cioè di... Non ancora, devo studiare cucina. Io sì. Ho studiato anatomia, fisiologia. Perché tu fai la fisioterapista. Sì, esatto. Sì, e quindi sono entrata in questa trasmissione come cuoco amatoriale ed esco come cuoco amatoriale. Ok. Quindi se voglio farla diventare un mestiere devo studiare come tutti. Ecco, speriamo che non ti contamini in qualche modo il tuo precedente percorso scolastico, nel senso che l'anatomia lasciamola lì, poi non è che mi diventa cuoca e mi cucina qualcuno, dei piatti con degli organi. Se qualcuno prendesse una storta poi... Commestibili. No. Cosa stai illudendo? A parte che ho visto cose, insomma, ormai cucinano veramente di tutto. No, in bocca al lupo allora per i tuoi studi, quindi quella è la tua strada. Come dicevamo prima in privato, un conto è cucinare un piatto e un conto è fare poi... di professione, no? Sì, certo. Lo chef, sì. Un conto è una passione, però se uno la vuole mettere in pratica per bene deve certo, studiare. Poi certo, deve certo. Essere veramente faticoso, tra l'altro, il mestiere di cuoco, perché sei impegnato praticamente sempre. Sì, e poi bisogna avere delle conoscenze infinite, cioè gli ingredienti sono infiniti, le reazioni sono infinite, cioè c'è chimica, c'è meccanica, c'è di tutto. C'è tutto. C'è tutto, vero, veramente, vero. E quindi bisogna proprio studiare. Vabbè, allora se inizierai a studiare, sappi che se poi ovviamente qualcuno dovesse mai prendere una storta nel ristorante, tu lo puoi rimettere a posto sul esatto. Momento, subito, quindi vedi c'è un vantaggio in più. Hai capito? Va bene, Erika, in bocca al lupo e tutto il bene che possiamo, insomma, te lo auguriamo. Un bacione a Emma. I sogni nel Grazie. Cassetto. Che ha quegli occhi che la guardi e ti viene da piangere, tanto ti emozioni. Ecco, vedi, mi capisci. Certo che ti capisco come. Grazie Erika. Grazie Erika. Grazie per essere grazie stata a con voi. Noi. Ciao. È stato un piacere. Anche grazie per noi. Ciao.